Diciamolo subito, si chiamava Tomoi non è certo il lavoro più riuscito di Jiro Taniguchi. Lo stile del disegno è quello consueto, chiaro, preciso, dettagliato, con alcune piacevoli tavole a colori, ma è la storia il punto debole dell'opera. Il libro nasce a seguito della richiesta fatta a Taniguchi da parte dei gestori del tempio buddista di Shōjū-shin, relativa a descrivere il suo processo di edificazione, raccontando così anche la personalità e il percorso della sua creatrice, Tomoi Uchida. Piuttosto che raccontare l'età adulta di Tomoi, Taniguchi decide invece di incentrare il racconto sulla sua giovinezza, fino al matrimonio con Fumiaki Ito, con il quale fonderà un'importante branca religiosa del buddismo. Impegnati in altri lavori che gli permettono di concentrarsi esclusivamente sul disegno, Taniguchi affida la sceneggiatura allo scrittore Miwako Ojihara, il cui nome non compare inspiegabilmente in copertina, ma solo nell'attribuzione del copyright dell'opera. Purtroppo il risultato non è all'altezza. Vengono condensati in circa 170 pagine una ventina d'anni di vita di Tomoi e gli eventi, peraltro in gran parte poco significativi e scarsamente approfonditi, si susseguono in maniera didascalica, senza riuscire ad emozionare. Lo stesso Taniguchi, in un'intervista riportata in coda alla storia, afferma: «Mi è stato subito chiaro che la vicenda dovesse svolgersi con ritmi pacati e in modo preciso, con grande attenzione verso i dettagli, escludendo i picchi drammatici. Il problema è che non basta la cruda descrizione del Giappone rurale agli inizi del Novecento, una vita fatta di sacrifici e non lamento di sé, a sollevare una storia che procede troppo piatta, senza anima, a dispetto delle intenzioni degli autori. Buona l'edizione Rizzoli Lizard, che giustifica il prezzo di 16 euro, ma è difficile consigliare, anche agli estimatori del maestro Taniguchi, una delle sue opere più deludenti.